Bentrovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. Guardia di Finanza Foggia, falso in atto pubblico e abuso d'ufficio negli affidamenti per la manutenzione dell'impianto di illuminazione della città, interdetti dal pubblico ufficio due dipendenti del comune, un terzo indagato. I finanzieri del Comando Provinciale di Foggia, nella mattinata odierna, hanno dato esecuzione applicativa della misura interdittiva della sospensione dell'esercizio del pubblico ufficio, nei confronti di due funzionari del comune di Alberona, Foggia. In posizioni di vertice della tecnostruttura dell'ente locale. Indagati per i reati di abuso d'ufficio e falsità materiale e ideologica commessa dal pubblico ufficiale unitamente ad un terzo dipendente comunale non sottoposto a misura cautelare. Il provvedimento è il suggello ad una efficace attività di polizia giudiziaria della tenenza di Lucera che, in poche settimane, ha consentito di far emergere, nel comune di Alberona, una gestione familiare negli affidamenti dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione della città, a beneficio di due imprese locali, legate da vincoli di parentela a componenti dell'amministrazione comunale e del consiglio comunale, alle quali sono stati liquidati affidamenti per oltre 128.000 euro, in carenza delle procedure prescritte dal codice dei contratti pubblici e in assenza dei requisiti previsti per le imprese affidatarie dei servizi. In dettaglio, le indagini spedite, coordinate dalla Procura, si sono concentrate sull'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione. Dagli approfondimenti fatti dai finanzieri sulla documentazione acquisita in comune, è emerso che le liquidazioni delle somme dovute per le prestazioni rese dall'impresa affidataria avvenivano, in spregio dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.